Ehi la ciurma, io sono Mazzetest ed oggi parliamo di Brawl Out, un beat'em up uscito da pochi giorni su Steam e che, grazie a Plan of Attack nella persona di Aiden, ho potuto provare per voi. Thank you, Aiden. Il video sarà breve perché il genere chiede poche parole, ma presto vi porterò una live in cui potrete vederlo dal vivo. Brawl Out è ancora in beta, quindi molte features sono ancora mancanti. Latitano la modalità campagna, in single player. Ci sono solo 6 personaggi tra cui scegliere, il multiplayer non è ancora molto popolato, non vi è una spiegazione chiara delle combo. Tuttavia è già perfettamente funzionale e quasi completamente stabile, se escludiamo alcuni problemi di connessione, gestita peer-to-peer, ed un episodio di erronea ricezione dell'input da tastiera. Ho avuto modo di metterlo alla prova con la modalità locale versus bot, il quick play online, la modalità classificata ed anche il multiplayer privato, che sono poi tutte quelle attualmente disponibili. È certamente frizzante e stimolante, dinamico e divertente, come chiede il genere. I personaggi sono tutti ben studiati, con un roster chiaramente definito. Eppure abbiamo percepito alcuni di essi come sbilanciati, troppo forti o in altri casi meno divertenti da giocare. Delle 5 mappe, graficamente ben fatte, non ci si può lamentare, seppure siano tutte simili, fatto salvo la desertica, più bella e meglio studiata, e quella della banchisa, estremamente lineare e poco adatta per lo svolgersi in verticale della battaglia. Insomma, Brawl Out ha un'ottima base per puntare in alto. Tutto dipenderà da come proseguirà lo sviluppo. Se volete provarlo anche voi, lo trovate al prezzo di 20 euro. Vi ricordo che è una beta, in early access, e quindi non è completo al momento in cui esce questa recensione. Per ora è disponibile solo su Windows, ma ci sono voci di un futuro porting per i sistemi del pinguino e della mela. Grazie per la visione, al prossimo video!